Se è una domanda a cui puoi rispondere, perché ti è stato chiesto di entrare in questa esperienza? Per alimentare quel valore che scarseggiava nel mio essere, ma in realtà non è così, che io avevo in forma altissima e che per amore a Cristo e non cadere nel giudizio non esprimevo come sto facendo adesso, la giustizia. Quindi mi hanno fatto vivere e vedere, mi fanno vivere il mio mondo perché qui devo fare giustizia. Perché qui tutto è meno che un mondo, qui è un inferno. E all'inferno una persona come me, se viene da altre società perfette, deve fare giustizia per chi patisce per colpa di assassini, tiranni, arroganti, le ingiustizie. Dalla forma domestica, dentro casa mia, alla nostra confraternita spirituale, alla società, io devo fare giustizia. Cioè io sono il vostro grillo parlante. Vi devo ammonire continuamente per spogliarvi di tutti i vostri limiti che vi impediscono di entrare dentro quella confederazione. Perché per entrare dentro quella confederazione ti devi spogliare di tutta la materia e soprattutto del possesso. E soprattutto per essere capace di vivere in quel mondo devi sviluppare l'umiltà e l'obbedienza. Perché se un comandante di quella civiltà mi dice buttati a mare, non è un atto di fanatismo, è un dovere che devo fare, perché vivo in una società perfetta. E quindi se mi dice buttati a mare, io ho le ali, di Cadarlaco mi spuntano, se mi sta dicendo buttiti a mare perché devo sorvolare il mare o devo pescare un animale ferito. E invece qui noi siamo recalcitranti, disubbidienti, arroganti, ci crediamo di essere e non siamo niente. Ho detto prima, il monarca in quella civiltà serve, fa il cuoco, serve a tavola. E poi magari dopo va nel Parlamento della Confederazione e comanda.